Buonasera, buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento con caro padre, anzi con cari padri, perché sono due, Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, buonasera, ben ritrovato. Buonasera Adriana, buonasera Don Roberto, buonasera a tutti. E buonasera ovviamente anche a Don Roberto Ponti. Ma il vero padre è Don Stefano che svolge questo ruolo proprio nella sua rubrica su Famiglia Cristiana a cui ci richiamiamo. Esatto, a cui ci richiamiamo. Prima vi ricordo come partecipare, se i nostri argomenti vi solleticano qualche riflessione, 0243 43 34 34, oppure WhatsApp o SMS a 366 213 1894. Come diceva Don Roberto, i temi sono suggeriti dai colloqui col padre, dalle lettere che vengono inviate a Famiglia Cristiana alle quali Don Stefano risponde. Quello di questa sera è un tema abbastanza impegnativo, che è quello delle ceneri, dell'uso sempre più frequente per i nostri defunti di non optare per la sepoltura ma optare appunto per la cremazione e poi per le ceneri. Poi la scelta è duplice, perché o c'è la dispersione o il raccoglimento delle ceneri in un'urna che poi viene addirittura anche portata nella propria casa. Inizialmente era vietata questa pratica, adesso non è più vietata, è permessa, però la Chiesa continua a essere contraria. Ci spieghi perché? Ma allora ci sono motivazioni diverse. Diciamo che la Chiesa, come sua preferenza, legata a una tradizione millenaria che però esula anche forse dal discorso strettamente religioso ed entra proprio nelle tradizioni umane di inumare i corpi, cioè di seppellirli nel terreno. Poi la Chiesa ha riletto questa pratica che era utilizzata fin dai primi secoli, anzi fra i primi anni della vita della Chiesa, perché ricorda un po' il seme che sottoterra viene, marcisce e dà frutto. Quindi in qualche modo ecco, questa pratica ha un sapore evangelico, diciamo, nella sua tradizione più profonda. Ricordiamo che i primi cristiani, anche i primi martiri cristiani, venivano seppelliti a Roma lungo le vie consolari, dove sorge oggi la Basilica di San Paolo fuori le mura. Era sulla via Ostiense, era in realtà un cimitero dove venivano inumati i corpi, e sotto appunto l'altare centrale sembra che sia proprio il corpo di San Paolo. Ecco, questo per dirci che questo ha consigliato, e questo anche una tradizione, una tradizione. Poi a un certo punto ha cominciato a venire fuori un problema più, diciamo, ideologico, quando la massoneria alla fine dell'Ottocento cominciò a praticare l'incinerazione dei cadaveri, quasi in odio alla fede cristiana sulla risurrezione dei corpi. In quel momento la Chiesa lo vieta, cioè la cremazione era un atto che dimostrava che la resurrezione non c'era nella loro testa. Sì, diciamo, questo erano le posizioni dei massoni, sì. Diciamo le posizioni un po', se vogliamo, altoborghesi, in qualche modo elitarie di questa organizzazione che secondo la Chiesa è contro la Chiesa, insomma, questa è un'altra sì, questione, ma era proprio in odium a quello che è la fede nella risurrezione dei corpi. Oggi questo non esiste più, dagli anni 60 ormai è stato tolto questo divieto, quindi è permesso permesso secondo ovviamente la dottrina cristiana, portare i corpi a essere cremati e poi essere collocati, questo era fino a pochi anni fa, nelle urne, nei cimiteri, anche grazie ovviamente al cambiamento dei costumi, perché aumentando la popolazione e aumentando i morti, tutta le disposizioni di politica mortuaria ovviamente si sono trovate a un certo punto in difficoltà. Sì, perché non c'è più il posto fisico, questo, perché prima c'erano anche gli ossari, no? Sì. Però anche l'ossario comporta un posto fisico, sì. È brutto dirlo, però insomma l'urna occupa meno spazio, il fatto che poi te la puoi portare a casa libera ancora più spazio, sì. E il fatto di disperderla ne libera ancora di più, Don Roberto. Sì, è quasi una motivazione pratica. Sì, allargherei proprio lo sguardo anche alle varie culture che ci sono, sì, nel mondo, che hanno anche queste tradizioni diverse. Noi forse ci concentriamo sulla cultura greco-romana, la modalità di gestire anche questo momento della morte, quindi la necessità di trovare una collocazione per i corpi che non hanno più vita,
e come diceva Don Stefano, anche in una situazione di popolazione totalmente diversa da quella attuale, però sappiamo che in Oriente, ad esempio, le pire per l'incenerimento dei corpi esistevano da sempre, si può dire così, e quindi è un modo di trattare questo momento particolare che fa parte anche della cultura. Come ha già detto Don Stefano, la cultura cristiana ha un riferimento preciso nel corpo, nella corporeità e anche nel futuro del corpo che è destinato alla risurrezione, e questo ovviamente ha creato proprio la voglia di gestire anche questo momento con una particolare attenzione per il corpo, che poi viene custodito e in attesa, in un sonno, perché sapete che c'erano le necropoli, che sono le città dei morti, ed erano i luoghi pagani della sepoltura. Ci sono i cimiteri, che sono i luoghi del sonno e sono i luoghi della sepoltura cristiana, perché è il sonno in attesa della risurrezione. Ecco, c'è sì, tutto un ruota intorno al concetto della risurrezione. Poi evidentemente questo percorso anche culturale e di teologia inserita in un contesto diverso fa vedere anche la possibilità della cremazione dei corpi senza vedere questo come un'impossibilità nella risurrezione, perché il Signore ci ha creati e ci ricreerà nella risurrezione come Lui vorrà, e ci darà un corpo personale anche nella risurrezione, anche se il corpo si è decomposto, anche se il corpo oramai non esiste più come noi lo vediamo durante la vita. Anche perché appunto è un atto simbolico. C'è una domanda che arriva da Piero: ma se la cremazione non è vietata, perché la Chiesa è contraria? Cioè, come per dire, se la Chiesa è contraria, perché non la vieta? No, ripeto, la Chiesa non esprime più questa contrarietà perché non c'è più questa intenzione. Però traspare dalle tue parole una... No, cioè diciamo che fino agli anni 60 era vietata. No, non è una critica. No, mio padre, per esempio, quando è morto nel 2016, mia mamma e noi abbiamo deciso di cremarlo. E adesso riposa nel cimitero del paese. Ecco, quindi lui non l'avete portata a casa, è nel cimitero del paese. No. Ecco, io penso che poi questo è un altro grande tema, no? Quello della... Di dove metterle? No, del senso del cimitero. Appunto diceva Don Roberto che è un po' come la cittadella dei risorti, è un po' un luogo dove regna il silenzio e regna anche una profonda dimensione meditativa su quello che è il senso della nostra vita. Almeno questa è la sensazione che provo io ogni volta che torno al paese e vado al cimitero a trovare mio papà e sempre più persone che conoscevo del mio paese che sono andate ad abitare lì. Ecco, questo succede secondo me nei paesi, perché nelle grandi città io credo che la tradizione del cimitero come luogo di raccoglimento, di comunicazione tra i vivi e i morti sia un po' venuta meno. Almeno io noto che c'è di più nei paesi. Sì, forse c'è più vicinanza tra queste due dimensioni della vita vissuta in un paese, in una cittadina magari, e poi si può raggiungere facilmente anche il luogo dove ci sono i cari defunti e si può passare, si fa una passeggiata, perché poi ovviamente il tempo magari rimette in ordine qualche ferita, si può andarci con più tranquillità e si ha questo dialogo che fa parte anche di quello che ci dice la fede, no? La continuità della vita. C'è una chiesa che è la chiesa che vive nella comunità terrena e vive nella liturgia, nella carità, nella speranza, e c'è la chiesa che vive in cielo e continua a avere un contatto con la nostra realtà, e possiamo avere un contatto quasi fisico anche visitando il cimitero, visitando le tombe e avendo un pensiero per tutto l'amore che queste persone hanno dato, tutto quello che hanno vissuto, e quindi avere questo luogo fisico dove incontrarsi è ancora molto importante, e annullare questo è un rischio. Quindi il cimitero, se diventa il luogo dove porre le reliquie, come nel caso del papà, allora non le reliquie, le ceneri, però la reliquia è un concetto più legato alla santità, diciamo, no? Però sì, se diciamo. Però in ogni caso se il cimitero, i resti diciamo, in latino reliquie, ma vabbè. Però in ogni caso, cioè, io credo che la discriminante a questo punto non sia ceneri
o sepoltura, ma sia dispersione o non dispersione. No, questa è la discriminante, perché se io disperdo, io ad esempio, mia suocera abbiamo fatto la dispersione e io la scelta è stata fatta ovviamente dal figlio, da mio marito, ma io mi chiedevo, non ci sarà più un posto dove andare? Mentre invece se poni l'urna in un cimitero il posto c'è. Questa secondo me è la differenza. Perché ecco, poi tanto non voglio scendere nel macabro, ma a livello materiale, fisico, poi c'è una decomposizione, non, cosa cambia? No, non cambia niente, da un punto di vista fisico non cambia niente. Cioè non cambia niente, sì, cioè la materia poi è quella. Ecco, certamente nella dispersione delle ceneri si ha un oblio. Esatto, quello secondo me è il punto su cui ecco, bisogna capire le motivazioni. Io so anche di persone molto credenti che hanno chiesto la dispersione delle ceneri. E perché la domanda è? Questo è difficile entrare poi nella coscienza delle persone. Forse come, la persona come che nella lettera proprio si dice la testimonianza di un credente in un posto che amava, che ha chiesto di essere disperso. Allora, una persona che sì, non in un posto a caso. Ha sì, chiesto di andare in un posto che amava. Che amava. Ecco, io conosco un'altra persona che, del cui figlio sono molto amico, che ha chiesto la dispersione delle ceneri in un luogo per lui significativo in alta montagna, in un luogo autorizzato, perché si può farlo solo in luoghi autorizzati, e in qualche modo per lui era un... Aveva un valore affettivo. Aveva un valore affettivo. Ecco, cosa... quale può essere l'incidenza sulla fede? Ecco, è difficile dirlo, nel senso che qual è l'intenzione della persona? Ecco, a volte le persone magari, cioè questo può rispecchiare anche una dimensione legata un po' alla New Age o a forme di spiritualità, diciamo, che tendono a confondere. Cioè tu dici ci si allontana poi dal cristianesimo. Ti devo interrompere perché c'è una telefonata in linea. Pronto? Pronto? Io vedo che lampeggia, quindi dovrebbe esserci qualcuno in linea, ma si è spaventato o c'è qualcuno in linea? Si è spaventato. Vabbè. Allora invitiamo a ritelefonare, a non avere paura. No, il tema è impegnativo. È impegnativo, però insomma ci piace sempre sentire cosa ne pensano i nostri amici da casa, anche perché arriva da uno spunto di una lettera che è arrivata proprio a Famiglia Cristiana. Sei d'accordo, Don Roberto, che la discriminante è quella? Ma è un po' sì, diciamo, infatti anche una delle ultime precisazioni date dal Magistero, sì, una domanda fatta a nome ovviamente della Chiesa italiana, dal Cardinale Zuppi alla sì, Dicastero della Dottrina della Fede, chiedeva proprio sulla dispersione. Ecco, e allora nella risposta si dice bisogna garantire un luogo perché questo permette di conservare una personalità, ecco, cioè garantire un luogo dove tu puoi ricordare quella precisa dice persona. Ecco, quindi non la altrimenti il rischio la... è il panenteismo, nel senso si ritorna alla natura, ma una natura quasi non più, dove la persona non è più garantita nella sua individualità. Sì, una sorta di panteismo misticistico dove tutto è tutto. Vediamo è se un rischio, ovviamente. È un rischio. C'è un'altra, vediamo se c'è tornata la telefonata. Pronto? Pronto? No, allora chiedo per favore alla regia, non so, controlliamo se questa persona è la stessa, non lo so, però verifichiamo se è possibile, facciamo così, ci fermiamo, così sistemiamo la questione della telefonata e poi aspettiamo i vostri contributi. A tra poco. Rieccoci in diretta con voi, sempre per parlare di che cosa significa per la Chiesa la cremazione e cosa significa anche la dispersione delle ceneri. Abbiamo preparato un filmato, no? Sì, che è un servizio di Teledeon, interpretazione del circuito Corallo, e quindi mi sono permesso di prendere questo, che è di qualche mese fa, ma va su un fatto che era questa risposta al Cardinale Zuppi rispetto alla situazione della dispersione delle ceneri. Vediamo. Si potrà predisporre un luogo sacro per l'accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, cioè un cinerario comune dove queste vengono riversate.
E quanto afferma il Dicastero per la dottrina della fede rispondendo a due quesiti dell'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, a proposito dei fedeli defunti sottoposti a cremazione? Nella seconda risposta si afferma che l'autorità ecclesiastica può anche prendere in considerazione e valutare la richiesta dei familiari di conservare una minima parte delle ceneri di un defunto in un luogo significativo per la storia della persona morta. Il Dicastero, con un testo a firma del cardinale prefetto Victor Fernandez, approvato dal Papa il 9 dicembre, risponde affermativamente. Ricorda innanzitutto che le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro e anche in un'area appositivamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita ciò dall'autorità ecclesiastica. Si citano le motivazioni di questa scelta, e cioè la necessità di indurre il rischio di sottrarre i defunti al ricordo e alla preghiera dei parenti e della comunità cristiana, di evitare mancanze di rispetto, nonché pratiche sconvenienti e superstiziose. Il Dicastero sottolinea poi che le ceneri dei defunti procedono da resti materiali che sono stati parte del percorso storico vissuto dalla persona, al punto che la Chiesa ha particolare cura e devozione circa le reliquie dei santi. Questa attenzione e memoria ci porta anche ad un atteggiamento di sacro rispetto verso le ceneri che conserviamo in un luogo sacro adatto alla preghiera. Viene anche ammessa dalla Chiesa la possibilità di riversare le ceneri in un luogo comune, così come avviene per gli ossari, ma conservando la memoria nominale di ciascuno dei singoli defunti. E il concetto è questo, la memoria nominale, perché se c'è anche un luogo comune, forse dovrebbero esserci delle targhette che indicano il nome, perché io ripeto sempre la mia esperienza familiare, non c'era nessuna targhetta al cimitero di Torino, quindi un luogo adibito con un roseto molto bello, però forse la targhetta ci vorrebbe. Hai esperienze dell'estero da raccontarci? Sì, ma come dire, mi rimanda a un'esperienza in Messico dove penso recentemente le ceneri dei defunti sono conservate in luoghi vicini alle parrocchie, forse come capitava anticamente, non più la sepoltura ma i corpi inceneriti, quindi in un'urna, e quindi i fedeli, i parenti arrivano con quest'urna, una celebrazione, poi viene messa in questa celletta. Ma quello che è interessante è che si può andare a riprendere e in alcune circostanze, celebrazioni, anniversari, si pone, magari si mette davanti all'altare, è un modo per continuare questo contatto. Sappiamo che in Messico, come in tanti altri stati, nazioni nel mondo, c'è un culto dei morti particolare che è proprio ancestrale, cioè una situazione veramente di dialogo con il defunto, con la defunta, che viene portato avanti e che quindi, ecco, non si vuole che venga meno anche nonostante le novità e il modo nuovo di conservare. Certo, perché è importante che resti il dialogo e resti la comunicazione. Mi scrive Roberto, io potrei disperdere le ceneri in mare a Ortigia, che è Siracusa. Io non so se ci sono dei posti, non puoi farlo da tutte le parti. Dunque io credo che la legge serve un'autorizzazione. No, lo permette però a una distanza lontano dai centri abitati. Cioè di prendere la barchetta e andare, sì. Anche io la sapevo così. A una certa distanza dalla riva. Cioè non puoi andare in spiaggia e mettere le ceneri. Qui parliamo della legge italiana ovviamente. Sì, qua sta parlando di Siracusa, perciò. Ma perché ci sono delle leggi ovviamente che tracciano la gestione del corpo del defunto. Non è che poi si può far scomparire un defunto, ci sono delle leggi che devono tracciare. E quindi anche il posto dove lo metti. Sì, bisogna fare delle dichiarazioni, non si può, come dire, farlo sia in maniera così. Sia che sia stato sepolto, perché questo succede anche quando trasferisci, no? Un corpo sepolto da un cimitero, servono una serie di autorizzazioni del cimitero che accoglie. E questo ovviamente è una legge, ma che fa capire anche quello che c'è dietro la legge, cioè che c'è un'attenzione anche per ciò che rimane del defunto, no? Non può essere gettato via come un rifiuto qualsiasi, questo e va conservata questa attenzione per il corpo di un defunto, anche un corpo che viene cremato, che viene incenerito. Chiaramente la vostra è un'impostazione, ovviamente, un'impostazione cattolica, perché parlando di cimitero a me viene in mente Foscolo,
mi viene in mente che invece la concezione di Foscolo era che il cimitero serve al vivo, perché il morto chissà dov'è. E quindi una concezione molto a quasi atea, possiamo dire, di Foscolo era quello che diceva: il cimitero serve, fondamentale, ma perché serve a me vivo per pensare di parlare di... In parte sì, cioè è per quello non lo in parte, collegavo. Forse totalmente, perché questo dialogo che è aperto... È nostro, che deve, di chi è in vita. Ma poi immaginiamo, io immagino se qualcuno ci sta guardando e ha perso da poco un suo caro, ecco, forse ci ascolta con un po' di magone anche e con tanta situazione di difficoltà nel percepire certi passaggi, perché quando una situazione è appena vissuta e tocca veramente l'affettività, ecco, non è facile. Però poi sì, si va avanti, la vita adesso, va avanti, stiamo parlando in la vita maniera va più avanti, fredda. Bisogna anche razionalizzare alcune situazioni per prepararsi o comunque per affrontarle bene. E quindi anche queste risposte, penso, do Stefano, che hai dato, non sono risposte asettiche, sono delle norme, ma che poi si ricollegano anche a un'affettività che si vive portando avanti il ricordo del defunto e cercando di metterla in una visione anche di fede. Ho due domande, una scritta e una adesso dal telefono. Ma se il vivo decide la sua, è scritta male, ma se lo decide il defunto da vivo, cioè se io adesso dico voglio che le mie ceneri vengano messe lì, vince la mia volontà? Certo, questo deve essere disposto nel testamento, all'apertura del testamento, alla morte del decuius, come lo chiamano nel diritto civile. Quindi io posso dire voglio che le mie ceneri vengano... Esatto, sì, diciamo che questa sarebbe la regola, poi a volte sono disposizioni orali che vengono date ai figli o ai parenti. Però i figli devono rispettarlo. Vediamo se la telefonata adesso è arrivata. Pronto? Pronto? Si sente qualcuno? Si sente un eco, ma io non si può dire dall'oltretomba. No, beh, sarmi in argomento, però io non so più cosa fare stasera. Vabbè, lasciamo stare, perdiamo le telefonate. No, allora, tornando un po' anche, cioè il senso del cimitero ha un po' anche un senso appunto sulla morte, come diceva Foscolo, cioè una riflessione sulla morte, perché noi abbiamo eliminato, stiamo cancellando la morte. È diventata rimossa, è rimossa. Questo forse può essere, questa dispersione delle ceneri forse può essere legata a questo fenomeno. Sono di d'accordo. Non parlare più della morte. Invece, cioè non ci voglio pensare e disperdo le ceneri. Esatto. E invece credo che pensare alla nostra morte ci aiuti a vivere meglio oggi, perché ci responsabilizza riguardo a chi siamo, a cosa facciamo, se agiamo bene, se agiamo male, perché un giorno in qualche modo, ecco, la vita finirà. E quindi questo però apre a un'altra riflessione, cioè il fatto che noi rimuoviamo la morte apre un'altra riflessione. Non so se porta a una concezione più materialistica della vita il fatto che la rimuoviamo, non lo so se è per quello. Perché una concezione della vita, di una vita trascendente, non ce la dovrebbe far rimuovere, no? Ci dovrebbe far dire... Cioè, mi fai fare un altro oltretutto tentativo. Non è qualcosa che si può rimuovere. Sentiamo se c'è qualcuno. Pronto? No, basta, chiuso. Sì. Stasera le lasciamo perdere le telefonate. Forse alleggerisce un po' il discorso questo gioco delle telefonate. Sì, non so se è un gioco o se è un problema della SIP, si diceva tanti anni fa. No, è vero, la rimozione, tu dici come si fa a rimuovere, a tutti noi muoiono delle persone. Cioè, Però ci sono delle persone che fanno, io faccio fatica ad andare al cimitero, io ho il papà che è mancato tanti anni fa, è sepolto in Sicilia, io faccio molta fatica, cioè preferisco ricordarlo guardando delle foto, però andare al cimitero è una cosa che a me, ad esempio a me personalmente, crea del disagio. Non credo di essere l'unica. Avevo l'abitudine di fare delle passeggiate nei cimiteri, ma anche quelli monumentali. Oltretutto, questo è un ricordo, a Lodi c'è un cimitero dove c'è uno dei primi forni crematori d'Italia, perché c'era uno studioso di queste pratiche che ha fatto nel cimitero di Riolo questo forno crematorio, quindi bisogna dire di non chiamare al numero del cellulare, ma di chiamare al numero fisso se volete comunicare con noi, perché mi stanno chiamando. Ah, e allora sì, forse non funziona, sì, forse non funziona il telefono, c'è qualcosa che non va. Sì. Va bene, per la prossima volta sarà sicuramente. Però mi ricordavo quello che diceva Don Roberto, a me capita di andare, sono stato di recente al cimitero di Bolzano, la città dove sono nato,
In qualche modo mi interessa anche guardare le tombe delle persone, quanti anni sono morte, le facce che avevano. E però, quello no, però attenzione, questo è una quasi una tua curiosità storico-intellettuale. No, non è un cercare di... Non è di fede. No, mi dà... Beh, insomma, certo, c'è anche un po' di curiosità, ma è legata proprio a come mi dà proprio il senso della storia, il fatto che siamo stati preceduti da qualcuno, saremo seguiti da altre persone e che di là, in paradiso... Speriamo di arrivarci, ci troveremo con tantissime persone, sarà una cosa monumentale. E a te vedere le tombe ti sollecita questo pensiero? Mi sollecita questo pensiero, anche vedere le famiglie, i nuclei familiari riuniti nella tomba, non dico che mi dà, però ecco, è una memoria grata, ecco, la preghiera che io dico, la dico proprio per tutte queste persone e chiedo a loro che preghino per me. Questo ovviamente è un discorso. E questo invece è un discorso di fede. Fede. Va bene, faccio l'ultimo tentativo, la lasciamo perdere. Pronto? No. No, niente, erano tentativi inutili. Va bene, comunque in ogni caso credo che il concetto di rimozione sia sbagliato, sì. E parlare di questi temi sia utile anche, no, per riportare anche, a galla anche una cosa, perché giornata. Fa parte della vita, no? Sì. Purtroppo la morte fa parte della vita e anche la sepoltura o la cremazione in ogni caso fanno parte della nostra esistenza e delle nostre famiglie. Forse bisogna dire che martedì prossimo non ci martedì saremo. Prossimo non ci siamo, diamo spazio al calcio perché c'è Coppa Italia e quindi seguiremo il calcio, però ci vediamo tra due martedì con altri temi, sempre con Don Stefano Simamiglio e con Don Roberto Ponti. Per ora la linea come sempre a Marco Bellavia e il suo Vivere Meglio. Arrivederci.